Salve a tutti. In data 21 novembre il meetup di Paternò del Movimento 5 Stelle ha inviato alla Procura della Corte dei Conti un esposto. E in questo esposto sono state evidenziate diverse anomalie che a nostro avviso debbono essere appunto controllate per quanto riguarda un aspetto relativo all'approvazione del bilancio di previsione 2015 e di quello scorso dell'anno 2014. In particolare vengono evidenziate tramite le relazioni pubblicate dai revisori della Corte dei revisori contabili e tramite dei documenti che abbiamo reperito nel suo sito istituzionale del Comune di Paternò, due aspetti molto, molto gravi. Uno dei quali è quello che quest'anno, come l'anno scorso, il bilancio di previsione verrà approvato fine novembre, quando in teoria, anzi in realtà, la legislazione contabile impone di doverlo fare molto prima. Quindi già siamo molto in ritardo e per due anni consecutivi è avvenuta questa cosa. Un altro aspetto è quello che per due anni consecutivi il Collegio dei Revisori di Conti ha dato parere negativo ai bilanci di previsione. Quindi già questo ci pone in una condizione tale da dover vederci chiaro e capire cosa c'è che non quadra in questi due bilanci. Altra cosa gravissima che abbiamo riscontrato è che nella situazione debitoria e creditoria tra l'Asimeto Ambiente S.p.A. in liquidazione e il Comune è che nella nota al 31/12/2013 il Comune vantava dei crediti di circa 22 milioni di euro. Successivamente, nella nota del 31/12/2014, improvvisamente il Comune si trova in debito nei confronti dell'Asimeto Ambiente S.p.A. di ben 33 milioni di euro. Quindi ci chiediamo in quest'anno, in questi 365 giorni, cosa sarà mai potuto succedere per arrivare ad avere questo enorme debito nei confronti dell'ATCIT. Nell'anno 2014 i revisori dei conti dell'ente comunale hanno evidenziato una non corretta allocazione di risorse nello schema di bilancio. Questo abbiamo poi scoperto che è stato fatto giusto per aumentare l'aliquota dell'addizionale IRPEF dallo 0,2% allo 0,8%. Quest'anno invece l'organo di revisione ha evidenziato quelli che sono delle incompatibilità tra il rapporto credito-debito che il Comune di Paternò ha con la partecipata AMSPA e con Asimeto Ambiente come ATCIT3 in liquidazione. In particolare la società AMSPA, da quello che emerge appunto nella relazione delle revisioni dei conti, avrebbe un debito nei confronti dell'ente comunale di circa 1,5 milioni di euro, nella fattispecie 1.555.073. Quindi sono soldi dei contribuenti che sono stati dati nel 2001 alla partecipata AMSPA, e cosa gravissima è che lo spostamento di questo denaro non c'è né nei bilanci dell'AMSPA né tantomeno nei bilanci del Comune. E per quanto riguarda invece la situazione con la società ATCIT3 Asimeto Ambiente in liquidazione, abbiamo trovato dal sito istituzionale dell'ente quelle che sono tre delibere. La delibera numero 28 2013, 408 2012 e 451 2012, con la quale il Comune di Paternò, nonostante i pareri negativi sotto il profilo tecnico-contabile e il parere negativo del segretario generale, liquidava alla società Asimeto Ambiente la somma di 1.350.000 euro.
Quindi questi per noi sono degli atti gravi che fanno, che riteniamo che la Procura della Corte dei Conti debba assolutamente attenzionare per verificare la sussistenza di responsabilità erariali degli uffici comunali.